Sì, hai detto bene, perché molti si davano tra le squadre retrocesse, quindi insomma abbiamo fatto secondo me qualcosa di straordinario grazie a una programmazione della società, ma soprattutto grazie a un gruppo di ragazzi che veramente si sono messi in discussione, hanno avuto quella voglia di migliorarsi partita dopo partita, e questo ci ha permesso di fare un cammino straordinario, addirittura insomma ad arrivare al primo posto contro secondo me squadre più attrezzate e con più storia della spalla. Mister, è passato di qui pochi minuti fa Davide Nicola, no? L'esempio del Crotone può essere preso da spunto anche per voi per la prossima stagione? Assolutamente sì, ha fatto un giro di ritorno eccezionale, sicuramente si è salvato con un punteggio che magari di solito in Serie A non succede, però insomma questo merito ad aver creduto prima la società, all'operato dell'allenatore e a lui a credere nei propri giocatori, e fare un giro di ritorno veramente eccezionale. Si è parlato di mercato, lei non teme che in qualche modo i pezzi migliori della sua squadra possano in qualche modo lasciare la squadra? Ma mi auguro di no, però insomma è giusto che avendo fatto bene abbiano attirato l'attenzione delle società più importanti, però noi l'abbiamo confermato e vogliamo ripartire da quelli che sono secondo noi, quei giocatori possono permettere di disputare un campionato anche in Serie A, cercando di allestire una formazione ci possa permettere di arrivare al nostro obiettivo.